Di folla, amici sportivi, per il secondo big match del campionato. È la vigilia di Pasqua, ma alle vedete una inquadratura della curva ovest, veramente uno spettacolo nello spettacolo, stadio esaurito. Oltre 9.000 spettatori, tanti quanti ne può contenere attualmente il Portelisa. L'Empoli che si gioca, direi, grandissima parte delle sue chance future, è stato seguito a Lucca da oltre 600 tifosi. Si gioca in un pomeriggio grigio con temperatura ideale. È stato consegnato, vedete, il tradizionale olio Bertolli ai giocatori ospiti. C'è l'uscita di Pin sul palo più lontano, il calcio di rinvio è lungo, con poi di Paci che apre sulla destra per Vignini, avanza Vignini, stop di petto di Simonetta in aria, palla sul sinistro, rete, e Simonetta sblocca il risultato con un gol da antologia. Il Portelisa esplode, grande gol di Simonetta, una cosa roba da Serie A che solo un attaccante, un giocatore come Simonetta, avete visto, ha stoppato di petto, poi col sinistro ha scavalcato l'avversario e mezza rovesciata, una cosa veramente. Di petto di Simonetta in aria, palla sul sinistro, rete! Stop di petto di Simonetta in aria, palla sul sinistro, rete! Portelisa esplode, grande gol di Simonetta, una cosa. Ecco il suo lungo rinvio con la squadra dell'Empoli, non prende palla, attenzione Simonetta che se ne va! Ancora Simonetta, entra in area ed è il raddoppio. E Roberto Simonetta va a raddoppiare, chiudendo in pratica, vedete il presidente egiziano Maestrelli non ce la fa a trattenere la grande gioia. Roberto Simonetta sul rilancio di Pinna ha realizzato il raddoppio ed ora è festa grande. Ormai l'Empoli ormai non ce la farà più a recuperare due gol, è il momento di maggior pressione, ancora lui Roberto Simonetta a realizzare questa magica doppietta in una giornata di grande calcio al Portelisa fra due grandi squadre. Donatelli, e in questo istante Mughetti fischia la fine della partita. Al comunale la Lucchese ha battuto l'Empoli per 2-0 e con questo sventolio di cartoncini rossi e neri, con questo lunghissimo applauso che accompagna i giocatori, la Lucchese passa una Pasqua felice. Rimane naturalmente la protagonista del campionato, protagonista oggi però su tutti è stato lui, Roberto Simonetta, due grandi gol al 25esimo e al 78esimo. Tifosi dell'Empoli al seguito, vedete appunto la curva ovest in un pittoresco scenario di colori rosso e neri. È stata una gran bella partita, giocata a viso aperto. C'è l'uscita di Pin sul palo più lontano, il calcio di rinvio è lungo, con poi di Paci che apre sulla destra per Vignini, avanza Vignini, stop di petto di Simonetta in aria, palla sul sinistro, rete,
e Simonetta sblocca il risultato con un gol da antologia. Il Porterisa esplode, grande gol di Simonetta. Una cosa roba da Serie A, che solo un attaccante, un giocatore come Simonetta, avete visto, ha stoppato di petto, poi col sinistro ha scavalcato l'avversario e mezza rovesciata. Una cosa veramente... Il ripeto di Simonetta in aria, palla sul sinistro, rete!